Grande festa a Città della Scienza per l'inaugurazione del nuovo padiglione corporea che presto ospiterà il Museo del Corpo Umano. Nel terzo anniversario dell'incendio che distrusse il Museo della Scienza è stato presentato nella Sala Newton il nuovo assetto di Città della Scienza, al cospetto fra gli altri del Ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, del Presidente della Regione Vincenzo De Luca e del Sindaco Luigi De Magistris. Questo è l'edificio che ospita il Museo del Corpo Umano, Corporea. È un edificio di circa 5.000 metri quadri in cui i primi tre livelli, dove noi siamo appunto al piano terra, ospiteranno la parte espositiva, quindi le mostre dedicate al corpo umano, alla salute e alla prevenzione. Il quarto piano sarà invece dedicato a un incubatore per piccole start-up nel campo del settore biomedicale e infine l'ultimo livello, il quinto, da cui si gode, devo dire, una straordinaria vista sul Golfo di Pozzuoli, ospiterà invece un'area per mostre temporanee ed eventi. E poi l'altro elemento importante di questo edificio è il planetario, che sarà uno dei più grandi e più avanzati dal punto di vista tecnologico in Italia. Proprio in questi giorni stiamo espletando la gara per sapere chi sarà il fornitore che appunto realizzerà il planetario digitale. Città della Scienza è nata nell'87, quindi già qualche annetto, già circa 30 anni, e da allora non è mai morta. È stata colpita, è stata ferita, ma c'ha la pelle dura. Questa è la casa della gente curiosa. Durante l'intervento del ministro Del Rio, qualche voce di protesta si è levata dalla sala a reclamare l'immediata bonifica dell'area di Bagnoli e la tutela della salute dei cittadini. Noi abbiamo messo in campo una serie di progetti. Noi credo che, francamente, credo, caro cittadino, che ci false promesse non le abbiamo fatte. Abbiamo messo in campo una serie di iniziative con cui si può essere più o meno d'accordo. A dicembre il padiglione corporea aprirà al pubblico e tra 2 anni, secondo il progetto, tornerà in funzione anche il nuovo Museo della Scienza.